No, innanzitutto complimenti a Galarate che ha fatto una gran partita, con grande voglia, atteggiamento e grandi percentuali al tiro. Noi dal secondo tempo in poi eravamo completamente in balia degli eventi. Speriamo che questa sonora lezione ci serva per gara 4, perché così non si può giocare a pallacanestro, e soprattutto l'atteggiamento sbagliato, dove al primo segno di difficoltà abbiamo tutti mollato di testa, di gambe, di cuore, di tutto, e quindi non va bene assolutamente. Abbiamo altre due partite, cerchiamo di resettare in fretta, perché come hai detto tu c'è poco da dire, cioè non abbiamo superato i 50 punti in attacco e dietro abbiamo subito tutto quello che potevamo subire, quindi troppo brutti per essere veri. Purtroppo la peggior partita dell'anno ci è capitata stasera, in più l'infortunio di Diego e Tommy che ha sentito un dolorino a una gamba, quindi una serie di cose che ci hanno fatto mollare. Quando siamo andati sotto di 15 abbiamo completamente mollato di testa e di gambe, non va bene, non va assolutamente bene. Pensiamo a gara 4 lunedì e di farci trovare con un atteggiamento diverso.